Elisabetta, conceda a noi di essere docili all'azione dello Spirito per magnificare sempre con Maria il tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio e Dio, e viva e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Sofonia. Gioisci, figlio di Sion, esulta Israele, e rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele, e il Signore in mezzo a te. Tu non vedrai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, come nei giorni di festa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore, ci colma di gioia. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Ora voce il mio diletto, eccolo viene, saltando per i monti, balzando per le colline. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia, via tutta bella e vieni, perché con l'inverno è passato e c'è stata la pioggia, se n'è andata. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. I fiori sono apparsi campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortura si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo fuori i primi frutti, e le menti fioriti spandono fragranza. Signore, ci colma di gioia. O mia colomba che sta nel fenditore, della roccia e dei nascondiglieri e dei rupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è suave, il tuo viso è ricciardo. La tua visita, Signore, ci colma di gioia. Thank you.
viaggio sollecita verso la montagna. Alla voce del suo saluto, Elisabetta trasalì di gioia. In fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Si presentano coloro che devono fare la professione perpetua. Fra Cristian Michele, Maria Alcantara. Eccomi. Fra Isidoro Maria Lofranco. Eccomi. Fra Leonardo Maria Ramirez. Eccomi. Fra Ezequiel Maria Gamboa. Eccomi. Fra Rufino Maria Moises. Eccomi. Fratelli carissimi, che cosa chiedete a Dio e alla sua Santa Chiesa? Chiedo di seguire la dottrina e le orme di nostro Signore Gesù Cristo, professando fino alla morte con santa operosità il libro della santificazione dei frati francescani dell'Immacolata. Rendiamo grazie a Dio. È opportuno, quando il messale presenta diverse letture a scelta e c'è un sacerdote che poi deve fare l'omelia, di
gli chiede al sacerdote quale delle prime due letture desidera che venga proclamata. Avrei preferito che fosse proclamata la lettera ai Romani e non il libro di Sofonia come è stato fatto, anche perché il ricordo che voglio lasciare, la proposta di riflessione, lega proprio l'evento della visitazione di Maria alla parente Elisabetta con l'invito di Paolo a vivere tra di noi un amore che sia veramente reciproco. La carità non abbia finzioni, fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri, non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelli utili. È una vera summa della vita comunitaria. E ciò che caratterizza la vita di consacrazione speciale come stato di vita religiosa è proprio la vita comunitaria, rinnovando la professione, ma soprattutto attraverso il dono totale di voi al servizio del Signore come religiosi, deve essere grande e specifico l'impegno di vivere la vostra consacrazione al Signore non singolarmente, non isolatamente, ma comunitariamente. E bisogna dire che la festa della visitazione di Maria alla parente Elisabetta è proprio la festa dell'accoglienza di Dio nel proprio cuore, come fece Maria, dell'accoglienza degli altri, come fece andando a visitare la parente Elisabetta. L'anno scorso ho presentato, commentando questo stesso Vangelo, perché le professioni si fanno nella stessa situazione, soprattutto quello che gli esegeti sottolineano di significato per la Chiesa. Partivo dalla grande affermazione di Sant'Ireneo che Maria ha profetizzato per la Chiesa e appartiene proprio all'impianto biblico del Vangelo di Luca, quello di presentare Maria nei primi capitoli, che il Laurentin chiama appunto il Vangelo di Maria e non il Vangelo dell'infanzia di Gesù, ha vissuto i momenti inaugurali del mistero della salvezza, quelli che contempliamo nei misteri gaudiosi, non per se stessa, ma come colei che riassumeva in sé la speranza dell'Antico Testamento, l'ha vissuto personalmente in concomitanza con Gesù, l'ha vissuto profeticamente per il Cristo che avrebbe generato nella Pentecoste con l'accoglienza dello Spirito Santo insieme agli Apostoli. Ed è il grande insegnamento di Luca. Mi auguro che sia stato ricordato il giorno della Pentecoste e data la ragione per cui il giorno successivo Papa Francesco ha voluto collocare proprio la festa
di Maria, Madre della Chiesa, che già il Concilio aveva stabilito, voluta, che Paolo VI aveva introdotto anche nelle litanie lauretane, introdotta anche una messa votiva, facoltativa, Papa Francesco l'ha voluto come memoria obbligatoria per tutta la Chiesa il giorno dopo la Pentecoste. E la motivazione biblica è abbastanza evidente. Solo Luca usa l'espressione riferita allo Spirito Santo di scendere su, e la usa nell'Annunciazione: lo Spirito Santo scenderà su di te. La usa per indicare la Pentecoste: non vi allontanate, lo Spirito Santo scenderà su di voi. Nell'Annunciazione scende direttamente su Maria, e Maria diventa abile a diventare la madre di Gesù, concepisce il Cristo storico. Il giorno di Pentecoste lo Spirito scende su Maria e gli apostoli radunati per lei, con lei e Maria, per questa seconda discesa dello Spirito Santo, genera il Cristo mistico, la Chiesa. Dunque davvero madre della Chiesa, della ragione per cui Papa Francesco ha voluto che questa celebrazione liturgica si facesse proprio il giorno dopo la Pentecoste, come augurio della Chiesa neonata, da Maria. Però già i pontefici precedenti avevano voluto collocare una celebrazione mariana nel mese di maggio, perché il mese mariano della pietà popolare era il mese dedicato a Maria. E allora fu istituita alla fine del mese la festa di Maria Regina. Ma poi si fece notare che sarebbe stato meglio collocare la festa di Maria Regina vicino alla festa dell'Assunzione di Maria al cielo. E così fu spostato il 22 agosto. Nel contesto dell'Assunzione di Maria, Maria che diventa la Regina del Cielo. E allora lasciare senza una celebrazione mariana? No, la celebrazione della visita di Maria alla parente Elisabetta. E che cosa questa esperienza di Maria ha profetizzato per la Chiesa? Secondo Sant'Ireneo, ma anche secondo Sant'Agostino, Maria ha concepito il figlio che porta nel suo grembo e va a trovare la parente Elisabetta in fretta. Gli esegeti si sbizzarriscono su questa fretta: paura che avesse avuto una visione, le era stato dato come segno la concezione della parente Elisabetta, che tutti dicevano sterile, e per di più già da 6 mesi. Andiamo a vedere se davvero Elisabetta attende, dunque anch'io ho avuto la parola del Signore, non ho stravisto. E quindi va. E va e compie un viaggio portando Gesù nel proprio seno. E Gesù, che fa sobbalzare di gioia anche il bimbo nel seno della parente Elisabetta, parla della vittoria ormai sul peccato per mezzo di Maria. Gesù concepito nel seno di Maria attua già la vittoria sul peccato e anticipa l'applicazione di quello che sarà il suo mistero salvifico di morte e di resurrezione al parente cugino Giovanni Battista, che sussulta nel grembo, è liberato dal peccato perché è presente Gesù. Ed è la ragione per cui di Giovanni Battista noi celebriamo liturgicamente non solo il giorno della festa della nascita al cielo e della morte sulla terra, come si fa per i santi, e lo facciamo ad agosto
il martirio di San Giovanni Battista, ma anche il 24 giugno, tenendo presente che marzo e maggio sono di 31, la distanza dall'annuncio a Maria alla nascita di Gesù sono esattamente 3 mesi. Si aspettava da 6 mesi, a 9 mesi nasce, l'annuncio è il 25 marzo, avrebbe dovuto essere il 25 giugno, ma calcolando bene i giorni, dei 3 mesi, 90 giorni, cade il 24 perché ci sono 2 mesi e mezzo di 31 giorni e quindi non è più il 25 ma il 24. E dunque c'è veramente un legame profondo tra la missione di Maria e la missione della Chiesa. Che cosa vorrei sottolineare io quest'anno e lasciarvi anche come ricordo? Il Vangelo ci ha parlato dell'accoglienza di Dio da parte di Maria. San Paolo nella lettera ai Romani che io ho richiamato ci dice che è nostro dovere amarci reciprocamente, accoglierci reciprocamente. Che cosa significa accogliere? Accogliere significa innanzitutto aprire la porta. Il rabbino che chiedeva ai ragazzi: dov'è Dio? E tutti quanti a ripetere quello che avevano imparato: Dio è in cielo, Dio è in terra, Dio è in ogni luogo. E il rabbino sempre: no, no, no. Alla fine: ma allora dov'è Dio? Dio è dove lo si fa entrare. Maria ci dice che non si accoglie Dio nel cuore, non si può amare il prossimo. Diventa tutta una favola. Accoglierlo e far entrarlo significa metterlo anche al primo posto. Ciò che pensiamo, ciò che facciamo, ha il sapore della presenza di Dio. È veramente al primo posto? Significa dargli uno spazio completo. Anche quando scombina i nostri piani, come scombinò i piani di Maria, che aveva deciso di vivere vergine, di non avere figli, come scombina i piani di Giuseppe, come può scombinare i nostri piani, può mettere in crisi i nostri progetti, le nostre certezze. Ma io pensavo che io avrei desiderato, io volevo, ero d'accordo, avevo chiesto. Quante cose vogliamo imporre a Dio? Ma Dio è il burattino che fa quello che vogliamo noi? O Dio è Dio e noi siamo le creature? Accogliere Dio. Perché se non si accoglie Dio, non si può amare come Dio. E l'amore è reciprocità. L'amore, come abbiamo sentito da Paolo, ha una serie di atteggiamenti che è bene rileggere e tenerli sempre presenti, farne un punto di confronto per la nostra vita comunitaria. Molte volte prendiamo tanti libri spirituali, confrontiamoci sul capitolo 12 della lettera di Paolo ai Romani. E questo è il nostro sacrificio spirituale. Così comincia il capitolo. Paolo dice ai cristiani: noi non offriamo tori e vitelli al Signore, ma la nostra vita. La nostra vita, che è la vita di Dio in noi, di accoglienza di Dio, per amare come Dio i fratelli. E ci sono tutte queste caratteristiche dell'amore dei fratelli. Io vorrei sottolinearne semplicemente una,
che non è esplicitata nel testo di Paolo ai Romani, ma che è la base e che in fondo costituiva il messaggio principale e radicale della solennità di ieri, la solennità della Santissima Trinità. Certamente alle omelie che avete ascoltate, tutte ricche di teologia, io vorrei fare una semplice considerazione. Amare come Dio, e Dio come ama. Innanzitutto Dio ama. Un musulmano che incontra il cristiano e gli dice: ma per noi Dio è uno solo, non può avere un figlio. E il cristiano: per noi Dio è amore, non può essere solo. Io fui contento quando Papa Giovanni Paolo II tenne un'omelia su questo tema: Dio e famiglia. Perché fui contento? Perché era l'argomento che io insegnavo, il contenuto che insegnavo fin dagli anni 70, quando iniziai il mio insegnamento, primo anno 72 alla Facoltà Teologica di Torino La Crocetta, e poi ho continuato a insegnare per 50 anni. E quando iniziavo a presentare il fondamento del matrimonio cristiano, non si poteva cominciare che dalla Sacra Scrittura, i due racconti della creazione dell'uomo, dove c'è una grande rivelazione che gli ebrei al tempo non potevano capire, ma che noi cristiani non possiamo assolutamente ignorare. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Dio lo creò, maschio e femmina lo creò, e disse: crescete e moltiplicatevi. Dio non è solitudine. Quel facciamo è stato considerato come un plurale maiestatis. No. Padre, Figlio e Spirito Santo. Creiamo l'uomo. Come? A nostra immagine. E qual è l'immagine di Dio? Padre, Figlio e Spirito Santo. Una unità profonda nella sostanza, diciamo noi. Ma trino nelle persone, tre persone che agiscono come uno, ma non perché si confondono, ma perché l'amore fa sì che ciò che ciascuno pensa e desidera lo attua, sia pure secondo una propria identità. Perché che cosa, come professiamo noi questo mistero della nostra fede? Crediamo in un Dio solo, ma in tre persone uguali e distinte. Distinte non significa separate, non significa contrapposte, significa ognuno con una propria identità. Il padre, il figlio, lo spirito. E l'amore che riunisce non altera, non distrugge, non diforme l'alterità. Ognuno rimane nella propria identità. Amare come Dio significa amare gli altri rispettando la diversità degli altri. Questo è amare come Dio. Quando qualche mamma in confessionale seriamente non riesce proprio a farle capire a mia figlia: se fosse un po' come me, e non dico io, lei non vuole bene a sua figlia,
perché lei sta cercando di renderla come lei, di farne una copia. Le copie si sommano, non si uniscono. Le diversità si uniscono, fanno unità. Amare l'altro rispettando l'identità dell'altro, la diversità dell'altro. E non pensiamo solo a diversità linguistiche e culturali, ci sono anche quelle, ma soprattutto come identità, come persona. La formazione non è omologazione, non è l'applicazione di uno stampo. La carità non è una somma di azioni che si ripetono uguali. Non c'è un'arte, perché l'accoglienza della diversità, un'accoglienza personale, diversa per ciascuno, perché ognuno è persona. Quanto rispetto della diversità, ma in senso biblico, in senso dell'amore di Dio, c'è nelle nostre comunità. Quanto Dio nel nostro cuore ci spinge ad amare come Lui ama, nell'accoglienza, nel rispetto di tutti gli altri, nella loro identità. Professare e impegnarsi a osservare tutto quello che dice il libro della santificazione non è rinunciare alla propria identità, non è omologarvi. Portate pure un vestito esterno uguale, ma che non sia il segno della scomparsa della vostra identità, altrimenti è meglio togliere il vestito. Dio non ci fa per fotocopia. E costa, sapete, l'amore, quando si tratta di amare l'altro così com'è. Costa al marito e alla moglie, che pure dicono di sposarsi per l'amore, poi amare l'altro nella sua diversità. Tu devi fare così, se non fai così non mi vuoi bene. Facciamo delle nostre comunità segno dell'amore di Dio, dove non solo tutto quello che abbiamo sentito elencare dalla lettera di Paolo ai Romani, ma dove la vita anche nelle minime circostanze, nei minimi segni, parli dell'amore, della nostra apertura agli altri, del nostro dono agli altri, della nostra accoglienza degli altri. Perché nel rispetto della diversità, l'amore di Dio che dono, e il Padre ci dona il Figlio dona la sua vita, il Padre e il Figlio ci danno lo Spirito come paraclito ci difende, ci aiuta nelle nostre debolezze. Tutto questo si realizza nel dono dell'accoglienza dell'altro. Abbiamo nel dono un concetto sfasato, per noi donare è soprattutto dare. Per Maria donare Gesù e accogliere la parente Elisabetta. Abbiamo un po' il culto dell'accoglienza, che non significa ognuno per conto proprio, che non significa indifferenza, ma significa amore. Amore per l'altro così com'è, amore per l'altro così come Dio me lo dona, amore per l'altro perché è attraverso di lui che Dio realizza anche il suo progetto salvifico su di me.
fratelli carissimi, voi siete già morti al peccato e consacrati a Dio mediante il battesimo. Volete ora consacrarvi più intimamente a Lui con il titolo della professione temporanea o perpetua nel nostro istituto religioso dei frati francescani dell'Immacolata? Sì, lo voglio. Volete con la grazia di Dio abbracciare con voto la stessa vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che San Francesco, seguendo l'esempio di Gesù Cristo e della Vergine Maria, scelse per sé e i suoi frati e in essa perseverare sino alla morte? Sì, lo voglio. Volete anche essere consacrati alla Vergine Immacolata e impegnarvi a cooperare alla conquista di tutti gli uomini al regno di Cristo, con il voto di totale disponibilità ad andare in terra di missione secondo l'obbedienza ricevuta? Sì, lo voglio. Volete impegnarvi costantemente a seguire in tutto i comandamenti e i consigli del Vangelo, del nostro libro della santificazione, per giungere alla perfetta carità verso Dio e verso il prossimo? Sì, lo voglio. Volete, con la grazia dello Spirito Santo, generosamente spendere tutta la vostra vita nell'amore ai fratelli e nel servizio del popolo di Dio per amore di Gesù, che è venuto per servire e non per essere servito? Sì, lo voglio. Volete, come pellegrini e forestieri in questo mondo, servire al Signore in povertà ed umiltà e adoperarvi per la sua Chiesa come il Serafico Padre lavorò e raccomandò di fare ai santi discepoli, ai suoi discepoli? Sì, lo voglio. Volete, con l'aiuto di Dio, abbracciare da mare quella povertà che il Serafico Padre sommamente amò e raccomandò ai suoi frati? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente, perché intercedendo i santi dell'ordine serafico e tutti i santi, voglia benedire questi nostri fratelli che egli ha chiamato a seguire Cristo nella perfezione evangelica e li confermi nel loro santo proposito. Inginocchiamoci. San Domenico.
Ezechiele Moreno, prega de noi. Santa Rita da Cascia, prega de noi. Santa Rosa da Lima, prega de noi. Santa Madre Teresa da Calcutta, prega de noi. Santo Padre nostro Francesco, prega per noi. Santa Madre nostra Chiara, prega per noi. Santi Berardo e compagni martiri, prega per noi. San Massimiliano Maria Colpe, prega per noi. Poi tutti i santi martiri dell'ordine serafico, pregate per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. San Bonaventura, prega per noi. San Bernardino da Siena, prega per noi. San Pietro d'Alcantara, prega per noi. San Felice, prega per noi. San Lorenzo da Brindisi, prega per noi. San Giuseppe da Copertino, prega per noi. San Leonardo da Porto Maurizio, prega per noi. San Rufino, prega per noi. Santa Caterina da Bologna, prega per noi. Santa Elisabetta d'Ungheria, prega per noi. Poi tutti i santi e sante dell'ordine serafico, pregate per noi. San Lorenzo Luisa Manina, prega per noi. San Pedro Calunzo, prega per noi. Poi tutti i santi e sante di Dio, pregate per noi. Per la tua misericordia, salvaci, Signore. Signore, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, per la tua incarnazione, salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione. Spirito Santo, salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Perché tu doni alla Santa Chiesa una vita sempre più feconda, con l'offerta e l'apostolato dei tuoi figli. Signore, perché tu apprestare il tuo servo, il nostro Papa Francesco, e in tutto il collegio episcopale i doni dello Spirito Santo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore, perché tu illumini e guidi la vita e opera dei religiosi, a beneficio di tutta l'umana famiglia ti preghiamo. Ascoltaci, Signore, perché tu mi sapi intimamente all'opera elettrice del tuo figlio, coloro che
Gian Michele Maria Alcantara, della Madre della Chiesa, a lode di Dio, ad onore della Macalata, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo. Poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà, davanti ai fratelli, nelle tue mani, Reverendissimo, Don Sabino Ardito, commissario pontificio, con l'intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita e permanente alle disposizioni della Chiesa, faccio voto in perpetuo di vivere obbediente, povero e casto, secondo la prescrizione dell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata e secondo la regola di San Francesco confermata da Papa Onorio. Inoltre, conforme alla mia totale consacrazione alla Vergine Immacolata, faccio voto in perpetuo di disponibilità senza riserve ad andare nelle missioni. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità per aiutare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, di San Massimiliano Maria Kolbe e di tutti gli angeli e santi, e il vostro fraterno aiuto. E io, a nome della Chiesa e della nostra fraternità, ricevo i tuoi voti. E da parte di Dio Onnipotente, se osserverai queste cose, ti prometto la vita eterna. Amen.
Praise d'oro Maria lo franco della croce, all'udi di Dio e all'onore dell'Immacolata, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà davanti ai fratelli, nelle tue mani, reverendissimo Don Sabino Ardito, commissario pontificio, con l'intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita, conformemente alle disposizioni della Chiesa, faccio voto in perpetuo di vivere obbediente, povero e casto, secondo le costituzioni dell'Istituto dei Frati Franciscani dell'Immacolata e secondo la regola di San Francesco, confermata da Papa Onorio. Inoltre, conforme alla mia totale consacrazione alla Vergine Immacolata, faccio voto in perpetuo di disponibilità senza riserve ad andare nelle missioni. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, di San Massimiliano Maria Colbe e di tutti gli angeli e i santi, e il vostro fraterno aiuto. E Dio, a nome della Chiesa e della nostra fraternità, ricevo i tuoi voti e da parte di Dio Onnipotente, se osserverai queste cose, ti prometto la vita eterna. Amen. Io, Fra Leonardo Maria Ramirez del Santissimo Rosario, all'odio di Dio e all'onore dell'Immacolata, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà davanti ai fratelli e alle tue mani, Reverendissimo Don Sabino Ardito, commissario pontificio, con l'intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita, conformemente alle disposizioni della Chiesa, faccio voto in perpetuo di vivere obbediente, povero e casto, secondo le costituzioni dell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata e secondo la regola di San Francesco confermata dal Papa Onorio. Inoltre, conforme alla mia totale consacrazione alla Vergine Immacolata, faccio voto in perpetuo di disponibilità senza riserve ad andare nelle missioni. Pertanto mi affido con tutto il cuore e questa fraternità per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, di San Massimiliano Maria Colbe e di tutti gli angeli e santi, e il vostro fraterno aiuto. E Dio, a nome della Chiesa e della nostra fraternità, ricevo i tuoi voti. E da parte di Dio Onnipotente, se osserverai queste cose, ti prometto la vita eterna. Amen. Io, Fra Ezechiele Maria Gamboa della Madre di Dio, all'ode di Dio e all'onore dell'Immacolata, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà, davanti ai fratelli, nelle tue mani, Reverendissimo Don Sabino Ardito, commissario pontificio, con l'intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita,
conformemente alle disposizioni della Chiesa, faccio voto in perpetuo di vivere obbediente, povero e casto, secondo le costituzioni dell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata e secondo la regola di San Francesco confermata da Papa Onorio. Inoltre, conforme alla mia totale consacrazione alla Vergine Immacolata, faccio voto in perpetuo di disponibilità senza riserve ad andare nelle missioni. Pertanto, mi affido con tutto il cuore a questa fraternità per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, di San Massimiliano Maria Kolbe e di tutti gli angeli e i santi e il vostro fraterno aiuto. Ed io, a nome della Chiesa e della nostra fraternità, ricevo i tuoi voti e da parte di Dio Onnipotente, se osserverai queste cose, ti prometto la vita eterna. Amen. Dio, fra Rubino Maria Moises, la Nostra Signora della Porciuncola, all'onore di Dio e all'onore dell'Immacolata, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà davanti ai fratelli, nelle tue mani, reverendo Don Sabino Artito, commissario pontificio, con l'elezione di offrirmi a Dio per tutta la vita, conformemente alla disposizione della Chiesa, faccio voto in perpetuo di vivere obbediente, povero e casto, secondo le costruzioni dell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata e secondo la regola di San Francesco confermata da Papa Onorio. Inoltre, conformi alla mia totale consacrazione alla Vergine Immacolata, faccio voto in perpetuo di disponibilità senza riserve ad andare nelle missioni. Pertanto, mi affido con tutto il cuore a questa fraternità per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli, mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, di San Massimiliano Maria Kolbe e di tutti gli angeli e i santi, il vostro fraterno aiuto. E io, a nome della Chiesa della nostra fraternità, ricevo i tuoi voti e da parte di Dio Onnipotente, se osserverai queste cose, ti prometto la vita eterna. Amen. Dio, principio e fonte di ogni santità, tu hai tanto amato gli uomini da renderli partecipi della tua vita divina e nella tua misericordia non hai voluto che il peccato di Adamo e le iniquità del mondo estinguessero questo disegno del tuo amore. Già agli inizi della storia ci hai dato in avere il giusto modello di vita innocente e nella tua provvidenza attraverso i secoli hai suscitato dalla stirpe del popolo eletto uomini santi e donne di eminenti virtù. Splende fra tutte la figlia di Sion, la Beata Vergine Maria. Dal suo grembo virginale venne alla luce il tuo Verbo fatto uomo per la salvezza del mondo, Gesù Cristo nostro Signore. Splendore della tua santità, o Padre, egli si fece povero per arricchirci e prese l'aspetto di servo per restituirci alla libertà nel suo mistero pasquale, arredendo il mondo con immenso amore, ha santificato la tua Chiesa
e la resa partecipe dei doni dello Spirito Santo. E tuo Padre, con la voce misteriosa dello stesso Spirito, hai attratto innumerevoli figli a seguire Cristo Signore. E tra costoro hai suscitato il tuo servo Francesco, fedele seguace della perfezione evangelica, perché dietro il comando del Cristo crocifisso andasse con i suoi frati a riparare la tua casa, la Chiesa, e la rinnovasse con la santità della vita. Guarda, o Signore, questi nostri fratelli che benevolmente hai chiamato alla sequela di Francesco, povero, umile e amante della croce. Infondi in loro la pienezza dei doni del tuo Spirito, perché quello che oggi con il tuo aiuto lieti e gioiosi in te hanno promesso, possano osservarlo con santa operosità fino alla morte. Si consolidino nella vera umiltà, siano ardenti di carità per Cristo e i fratelli, amino illimitatamente l'Immacolata, nulla antepongano ai precetti dell'obbedienza religiosa, siano cultori dell'altissima povertà, amanti della virtù della pazienza, e non si impediscano e non si indebitiscano nella preghiera e nella devozione. La loro vita a te consacrata edifichi la Chiesa, promuova la salvezza del mondo e appaia come un segno luminoso dei beni futuri. Sii tu per loro, Padre Santo, il sostegno e la guida. E quando compariranno davanti al tuo Figlio, sii tu la loro vera ricompensa, e allora godranno di essere stati fedeli alla loro consacrazione, confermati nel tuo amore. Canteranno a te la lode perenne nell'assemblea dei santi, per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Il libro della santificazione dei frati francescani e immacolati. E io, fra Dado di Maria Tumola, dell'Agnello di Dio. E io, fra Giobbe Francesco Maria Cotò, della Madre Specchio della Pazienza. All'onore di Dio e all'onore dell'Immacolata, nella ferma volontà di osservare più perfettamente il Vangelo di Cristo, poiché il Signore mi ha dato questa grazia, in piena libertà davanti ai fratelli, nelle tue mani, reverendissimo Don Sabino Albito, commissario pontificio, con l'intenzione di offrirmi a Dio per tutta la vita, conformemente alle disposizioni della Chiesa, faccio voto per un anno di vivere obbediente, povero e casto, secondo le costituzioni dell'Istituto dei Frati Francescani dell'Immacolata, e secondo la regola di San Francesco, confermata da Papa Onorio,
Inoltre, conforme alla mia totale consacrazione alla Vergine Immacolata, faccio voto per un anno di disponibilità senza riserve ad andare in remissione. Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa fraternità per attuare la mia totale consacrazione al servizio di Dio e dei fratelli mediante l'efficace azione dello Spirito Santo, l'intercessione della Beata Maria Vergine Immacolata, del nostro Padre San Francesco, di San Massimiliano Maria Corbe e di tutti gli angeli e santi e il vostro paterno aiuto. Ed io, a nome della Chiesa e della nostra fraternità, ricevo i vostri voti e da parte di Dio Onnipotente, se vi osserverete, se osserverete queste cose, vi prometto la vita eterna. Amen. Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancor più dolce e doveroso in questa festa della Beata Vergine Maria significare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva, e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo,
e tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
Ricordati anche di questi tuoi servi, fra Cristian, Michele, Isidor, Leonardo, Ezekiel, Rufino, che oggi si sono consacrati per sempre al tuo servizio, e fai che volgano sempre a te la loro mente e il loro cuore, e rendano gloria al tuo nome. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che ogni tempo ti fanno graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate di il dono della pace.
Magnifici, o Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore. Amen. Inchinati il capo per la benedizione solenne. Vorrei lasciarvi il ricordo che ho già presentato. Cerchiamo di amare veramente come si amano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, profondamente uniti nella sostanza, un unico Dio, un unico soggetto che opera la salvezza dell'umanità, nell'uguaglianza e nella distinzione. Impariamo veramente a rispettarci per quello che siamo. Non pretendiamo mai omologazioni, mai adattamenti che sono molte volte solo conclusioni astratte, al di fuori della realtà. Non siamo una somma di fratelli, ma siamo fratelli, figli dell'unico Padre, ma distinti l'uno dall'altro, uguali nell'amore, nella dignità, nella responsabilità, ma ciascuno secondo la propria identità, i doni che ciascuno ha ricevuto e di cui è stato arricchito da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il suo Spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio ispiratore di santi propositi, vi illumini e vi rafforzi, perché custodiate fedelmente le vostre promesse. Amen. Egli vi conceda di percorrere nella gioia di Cristo la via stretta che avete scelto, servendo con cuore indiviso Dio e i fratelli. Amen. L'amore di Dio faccia di voi una vera famiglia, riunita nel nome del Signore, segno e immagine della carità di Cristo. Amen. E su tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.